Adesso noi parliamo di bellezze a perdere, di un'antica fortezza che sorge nei pressi di Alcamo, il castello di Calatubo, un sito che vanta frequentazioni antichissime con resti di un insediamento elimo e di una necropoli, ma oggi in stato di abbandono. Ce ne parla Ernesto Oliva. Il luogo racconta una storia millenaria dell'uomo e della civiltà in una vasta area del territorio trapanese di Alcamo. I resti del castello di Calatubo, arroccati su un promontorio roccioso, fra le colline e il mare, offrono uno spettacolo di rovine e degrado, non a causa di antiche battaglie, quanto piuttosto per un dissesto strutturale provocato dall'abbandono, dalle scosse telluriche e dalla esposizione alle intemperie. Costruito forse già in età araba su un sito abitato in età neolitica e poi su un luogo che ospitò una necropoli degli Elimi, il castello, passato in mano alla famiglia Papè Valdina, si trasformò in un baio agricolo, al centro dei commerci del grano prima e in seguito del vino. Nel secondo dopoguerra il complesso edilizio venne definitivamente abbandonato, come testimoniato dalle scritte degli sporadici visitatori lasciate sulle pareti delle sue numerose stanze. Mezzo secolo fa, la costruzione di un viadotto dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo ha solo intaccato la straordinaria bellezza panoramica che si gode ancora oggi dagli ambienti del castello. Oggi, insieme al degrado, rimane il ricordo delle immancabili leggende che vogliono l'edificio popolato da fantasmi e percorso da cunicoli sotterranei che lo avrebbero collegato ad altri castelli dell'Alcamese. Dopo anni di progetti di recupero rimasti sulla carta, grazie a una raccolta di firme, il castello di Calatubo si è classificato al terzo posto in una classifica dei luoghi del cuore italiani del FAI, meritevoli di tutela. Un contributo di 30.000 euro ha permesso di mettere in sicurezza alcune strutture pericolanti. Si è concordato con il Comune, attraverso quindi il FAI nazionale e anche la delegazione di Trapani, di concentrare questa piccola somma nella prima corte del castello. Il castello ha tre corti, proprio per la messa in sicurezza, non per il restauro, non parliamo di restauro, ma di messa in sicurezza, cioè per poter, come dire, usufruire, quantomeno arrivare fino alla prima corte e poter entrare nel castello. Prima del FAI, la difesa di Calatubo è stata portata avanti da un'associazione che ora sta cercando di promuovere anche un progetto di ricerca archeologica, supportando l'impegno del comune di Alcamo, che negli anni passati è riuscito ad acquistare il castello da una sessantina di eredi, pagando 60.000 euro. Abbiamo una vastissima necropoli arcaica ancora in parte da esplorare, che andrebbe esplorata più presto. Infatti noi come associazione siamo promotori di un progetto di scavo che, se tutto va bene, se riusciamo a recuperare i fondi, partirà a primavera. Per sanare il degrado del castello servirà impegnare notevoli risorse progettuali e finanziarie, un investimento che tuttavia potrebbe rivelarsi vincente, soprattutto se la storia futura di questo luogo riuscirà a legarsi a quella di altre risorse culturali e turistiche del Trapanese. Potrebbe diventare un centro studi, siamo vicino all'aeroporto di Trapani, di Palermo, siamo al centro del Golfo, siamo vicino alla riserva dello Zingaro che attrae un grandissimo turismo per quello che è il turismo naturalistico. C'è anche il turismo lento, il trekking che attraversa la Sicilia, qua dietro passa la trasversale Sicula che accompagna i ragazzi da Marsala fino alla provincia di Ragusa, quindi pu può sicuramente avere una nuova vita sotto questo punto di vista.